Volevo andare in un grande bivacco e ci sono, ma come faccio a entrarci? Il Davidone è di nuovo in action dopo quell'incidente sul dito e metà settimana ho iniziato a lavorare, devo andare a fare un giro che non ne posso più. E ora siamo qui verso la Val Grande, poi dovevamo andare a Cortobue che c'è un bivacco bellissimo. Andiamo di nuovo. Stiamo quasi arrivando finalmente, neanche 2 ore. È buio, ma non ho voluto star lì a tirare fuori la pila. Qua comunque c'è scritto benvenuti a Cortobue. Vuol dire che stiamo arrivando. Sono le 10 meno un quarto, eh. Guardate che spettacolo. Là c'è la sede gigante. Guardate.
E domani sarà più bello ancora con la luce. Ecco il bivacco. Allora, siamo al bivacco Serena a 888 metri. Opra. Eccoci qua. Wow. È proprio piccolo, eh? Vediamo. Oh! C'è la luce. Guardate, purtroppo come dovrò rimanere io. Perché è proprio basso. Allora, ci mettiamo a posto. Tiriamo giù il tavolo e ci divertiamo. Creiamo un po' di atmosfera. Apparecchiato la tavola. Qui ho messo tutto a stendere. Dopo preparo il posto notte che è qua sopra. Opa! Ecco qua, mi metterò qui così per passare la mia bella notte. E adesso mangiamo. Dove in action? Peace and please, felicissimo. Mi sento proprio un re. È bassissimo con un tavolo piccolo. Vedete? Però c'è la luce. Certo, un posto che qui ci stanno tre persone a malapena. Quindi bisogna venire e sperare che non ci siano altri. A me è andata bene e vorrei portare qui le mie bambine, la Karin e l'Asia, che hanno fatto una splendida maturità. Bravissime. E ora mangiamo. In estate non mi piace fare da mangiare, fare la pasta. Preferisco portarmela, che tanto è tiepida. Peace and please. E qua c'è della sostanza buonissima, con il Campari. Mamma mia, che spettacolo! Forse è uno dei bivacchi più bassi che sono stato. Andiamo a fare un piccolo giretto. Aia, aia, quante testate sto prendendo. Lì, guardate lì il camino. Oh, le lucciole, quante lucciole, meraviglioso. A malapena entro nel buco. Opla, ah. Là. E ci stendiamo. Ah. Wow. Guardate che bello, a contatto con la roccia. Bella esperienza. Allora vi auguro buonanotte e a domani. La nottata è stata fantastica. Fatto una bella nottata. Adesso ci prepariamo che poi si scappa, che inizia la giornata, eh?
malgrado il bivacco è piccolo, ha dentro due scope così. Fenomenale. Adesso puliamo perché vanno sempre puliti. Fatto. Siamo pronti. Caspita, mi viene quasi mal di schiena a stare qua e essere piegato. Grazie. Pulito sopra, pulito sotto. Ed era già molto pulito, bravi. Spegniamo. Bisogna scappar via. Ho un'unica nota dolente. Il cretino che ha scritto qua, Rossi. Guardate, sulla targhetta. Ma bisogna essere proprio dei deficienti. Andiamo. È stato magnifico. Spettacolo. Che spettacolo. Mi sto innamorando di questo posto. È una cosa veramente meravigliosa. Ora mi siedo su questo trollo perché me lo merito. Il sole sta arrivando per lo spettacolo. Maestoso il pedum, la cecima sassi, là verso il pian cavallone, vernice, spettacolo, ma bisogna correre, si va via. Thank you.
siamo arrivati, fatta bene di corsa, perché la giornata continua, esperienza bellissima e con tutta la storia che è dietro. E allora vi saluto. Arrivo in action, sempre in peace.